Rapinola, titolare di un bar pasticceria a Santo Stefano, rischia 20 anni di carcere. Stabilizzazione degli operatori sociosanitari in ASL 5, CGL, pronta a intraprendere vie legali. La Corte Costituzionale boccia la legge tagliaparchi di Regione Liguria, la soddisfazione degli ambientalisti. Lutto nel mondo della scuola, se ne va la dirigente Paola Maggiordomo. Allarme alcol, prima bevuta a 13 anni, volontari di Croce Rossa uniti in un progetto di sensibilizzazione contro l'abuso. Buonasera e bentrovati con il TLS Giornale. I carabinieri di Sarzana hanno denunciato alla procura della Spezia un uomo di 36 anni, abitante in provincia e già noto alle forze dell'ordine per rapine e spaccio di droga. Ritenuto responsabile di una rapina ai danni di una pasticceria di Santo Stefano Magra avvenuta il 25 ottobre 2019. I carabinieri sono riusciti a risalire alle generalità del colpevole in quanto l'uomo, entrato nel negozio col volto coperto e coltello in mano, aveva poi toccato il registratore di cassa lasciandovi le sue impronte già presenti nella banca dati nazionale. Il 36enne è accusato ora di rapina aggravata perché commessa facendo uso di armi e con la faccia travisata e rischia una pesante condanna che può arrivare fino a 20 anni di reclusione. Sono in atto le ricerche da parte dei carabinieri della stazione di Varese Ligure, dei carabinieri della Forestale, dei vigili del fuoco e del soccorso alpino del signor Grisotti Piero, classe 38. L'anziano signore si era allontanato ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, dalla propria abitazione di Varese Ligure, frazione Costola, dove stava trascorrendo una settimana di vacanza. L'uomo è alto 1,60 m, corporatura media, e nel momento in cui si è allontanato era vestito con una tuta sportiva di colore scuro. CGL è pronta a intraprendere anche vie legali per garantire la stabilizzazione degli OS in ASL 5. La strada per la soluzione del problema non è priva di difficoltà. Questa mattina in via Bologna il sindacato ha elencato priorità e azioni su questa vicenda che da più di un anno tiene con il fiato sospeso 158 lavoratori. Ne parla Chiara Alfonsetti e le immagini sono di Davide Morina. Gli OS spezzini, per essere internalizzati in ASL, dovranno comunque passare da un concorso. Ed è da qui che partono le nuove azioni che CGL ha illustrato questa mattina alla Camera del Lavoro di via Bologna. Per il sindacato è fondamentale che nella redazione del bando venga tenuto conto di un aspetto, il servizio già svolto dagli operatori. Ricordo che queste lavoratrici e questi lavoratori prestano servizio per l'ASL 5, anche se assunti da una cooperativa, alcuni da più di 20 anni. Noi non parliamo di nuove assunzioni, noi parliamo di stabilizzazioni, perché come è accaduto in altri ambiti del pubblico, dove sono stati garantiti questi lavoratori attraverso una continuità occupazionale, utilizzando forme di concorso che tenessero presente il fatto che si trattava di precari storici, vogliamo che la stessa cosa sia fatta per questi operatori sociosanitari. Il tema non è affatto semplice, il sindacato ha fatto capire di essere pronto a tutto, anche alle vie legali, con un pool di avvocati esperti sia nel settore amministrativo che in quello delle cooperative. Se non sarà il concorso faremo percorsi legali, faremo delle mobilitazioni, scioperi, ma questi 158 lavoratori devono essere garantiti perché anche con l'emergenza sanitaria hanno garantito la salute e la sicurezza dei cittadini e non possiamo assolutamente lasciarli per strada. Sul tema dell'organico, il sindacato ha sottolineato che l'assunzione dei 158 lavoratori non sarebbe sufficiente. Per sanare la situazione in ASL 5 ne servirebbero almeno altri 70. E noi siamo la Cenerentola, come in tanti altri ambiti di tutta la regione, perché nonostante un numero di cittadini comparabili con Savona e Imperi, abbiamo un organico assolutamente sottodimensionato. Si potrebbe fare un concorso per questi 158 lavoratori e aprire nuova occupazione con un altro 60 di posti, perché sono necessari a questi lavoratori, ha chiesto di fare straordinari, doppi turni, quindi ci sarebbe una possibilità, un'opportunità per tutti. Quindi questi sono i nostri obiettivi e non arretreremo di un passo. Legge tagliaparchi di Regione Liguria. La Corte Costituzionale dichiara illegittime larga parte della legge regionale. Per Lega Ambiente si tratta di una sconfitta politica della Giunta Totti. Ma ascoltiamo il Presidente via Skype, intervistato da Selene Ricco.
La Corte Costituzionale boccia la cosiddetta legge tagliaparchi di Regione Liguria. Sono stati infatti dichiarati incostituzionali ben 5 articoli. Chiediamo pertanto alle associazioni ambientaliste se sono rimaste soddisfatte per questo risultato. Sì, siamo rimaste soddisfatte per questo risultato perché sancisce un principio ben preciso, che non si può attraverso una legge regionale tagliare delle aree protette, non si possono ridefinire dei confini delle aree protette, non si può definire attraverso una legge regionale quello che gli statuti prevedono per la composizione della comunità del parco. Riteniamo che questi punti siano di fatto una sconfitta molto forte della politica dei parchi della Regione Liguria, quella che ha portato avanti in questi anni. Ecco, gran parte di questi articoli quindi sono stati dichiarati illegittimi, c'è però ancora una parte che invece non è stata accolta. Sì, su questo dobbiamo fare un ragionamento perché diciamo che la sentenza complessivamente ha queste luci per noi, quindi ripeto, è una sentenza largamente positiva. Non ha accolto una parte che riguarda quello che sono le funzioni della comunità del parco, cioè diciamo la struttura molto più larga rispetto al consiglio direttivo, che è di sole 5 persone, in cui ci sono dentro tutti i comuni, le associazioni e quant'altro. Ecco, valuteremo anche questo, però credo che anche questa non ammissibilità del ricorso da parte del governo su questo singolo punto non infici complessivamente una sentenza che, ripeto, è una sconfitta politica della giunta regionale per quello che riguarda la gestione degli enti parco e la politica degli enti parco che ha portato avanti in questi ultimi anni. Con il decreto legge semplificazione la Liguria vedrà realizzate diverse opere nevralgiche che i Liguri aspettavano da tempo, così Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva. Nella lista delle opere soggette a poteri commissariali forti ci sono la linea ferroviaria Pontremolese, il raddoppio della Genova Ventimiglia, il nodo ferroviario e la diga foranea di Genova. Si tratta di opere che il territorio aspettava da tempo, fondamentali per ovviare alle criticità che, mai come in questo periodo, ogni giorno chi viaggia in Liguria si trova a dover affrontare. Questa volta è motivo di particolare soddisfazione dal momento che il governo ha ascoltato le proposte da me avanzate. Così conclude Raffaella Paita. Confederazione Italiana Agricoltori Liguria chiede un intervento urgente contro l'isolamento infrastrutturale e commerciale della regione. Merci e persone faticano ad uscire ad entrare dai nostri territori. Anche il settore agricolo paga sia sul fronte dell'export che su quello dei consumi interni legati alla ripresa della presenza turistica, sottolinea Aldo Alberto, presidente di CEA Liguria. Se la gente non può arrivare in Liguria, anche il settore degli agriturismo perde il vantaggio competitivo di offrire spazi in sicurezza. CEA Liguria chiede un potenziamento della mobilità alternativa per diminuire la pressione sulla rete autostradale e la sospensione dei pedaggi fino al ritorno a condizioni ordinarie. Ha suscitato profondo cordoglio alla Spezia la notizia della scomparsa della dirigente scolastica Paola Maggiordomo, che per molti anni ha diretto le scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado nella zona nord della città. A ricordarla l'attuale dirigente dell'ISA 1, Maria Torre, ai microfoni di Jacopo Cidale. Le immagini sono di Sergio Diofili. Badi, io siccome sono imbarazzata quando devo rispondere in queste situazioni, le dirò il mio modo di pensare certe cose è cambiato. Paola Maggiordomo ci ha lasciato oggi e ha lasciato veramente un vuoto, è una persona che ha fatto del suo lavoro la sua vita, ha dedicato appunto tutta la sua periodo professionale alla scuola, ad una scuola democratica che sapesse accogliere tutte le diversità. Era una persona estremamente competente, estremamente intelligente, dall'eloquio preciso, a volte anche tagliente, però sempre centrato sull'argomento. È stato un punto di riferimento per tutti noi che lavoriamo nella scuola, è stata formatrice per generazioni di insegnanti e anche per generazioni di futuri dirigenti scolastici come me che hanno attinto dalla sua competenza per poter
affrontare questo lavoro. Credo che la scuola spezzina debba molto a Paola Maggiordomo, perché il suo impegno è stato veramente continuo, senza stancarsi mai di lavorare appunto per innalzare la qualità del servizio scolastico nella nostra provincia. Quale rapporto aveva con gli studenti? Con gli studenti era estremamente diciamo giocosa, soprattutto con i bambini della scuola primaria, le piaceva molto scherzare con loro. Il suo lato diciamo più puntuto era rivolto agli adulti, proprio perché si batteva per una scuola veramente che fosse al servizio delle nuove generazioni, quindi era instancabile in questo. Credo che tutti noi dobbiamo ricordare i suoi insegnamenti e cercare di trarne frutto. Sentimenti di profonda stima a cui si unisce la segretaria provinciale della CGIL, Lara Ghiglione, quando giovanissima e sprovveduta insegnante da plasmare pendeva dalle sue labbra. Severa ma divertente, ci invitava a riflettere sulle cose da fare nel silenzio della nostra cameretta. Si unisce al cordoglio anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. La scuola spezzina oggi perde una sua colonna portante. La ricordo in particolare, dice Peracchini, nelle file del sindacato, dove per anni ha continuato a esercitare il suo impegno civico, per il quale è ancora oggi ricordata. E passiamo ora alla situazione coronavirus, dove i casi in Liguria sono stati 2 oggi. Le persone attualmente positive sono 1251, 25 in meno rispetto a ieri. 38 sono le persone in ospedale e nessuno in terapia intensiva. 247 le persone in isolamento domiciliare. I guariti non più positivi sono 7.194, 27 in più rispetto a ieri. Nessun decesso nella giornata di oggi, il numero dei decessi rimane quindi a 1.558. Alla Spezia, quindi in ASL 5, non ci sono nuovi casi, attualmente i positivi sono 24, di cui 4 ospedalizzati. Marittimi aggrappati a un bilancino manovrato dalla gru di bordo e sospesi a 20 metri di altezza, senza alcun dispositivo di sicurezza. Era accaduto sabato scorso e immediata è stata la reazione di Filt CGIL. Il suo segretario, Fabio Quaretti, ha fatto sapere come le operazioni siano state subito interrotte dopo la segnalazione. Abbiamo anche appreso con sollievo, ha detto, che il personale di bordo non era impegnato in operazioni portuali. Siamo soddisfatti del punto portato a casa con l'approvazione in Parlamento di un emendamento che rende più stringenti le norme in materia di autoproduzione, avvenuta anche grazie al clamore suscitato da questo episodio. Sul tema è intervenuto anche Giorgio Bucchioni, presidente Associazione Agenti Marittimi La Spezia, che sottolinea come la vicenda sia stata strumentalizzata e alimentata in modo particolare dal parlamentare Gariglio, che ha puntato il dito contro le istituzioni spezzine. Il fatto in sé, ha detto Bucchioni, ha forse un indice di pericolosità inferiore all'andare in moto senza casco, all'attraversare con il rosso in bicicletta, a non indossare le cinture in auto, ma tant'è la spettacolarità della foto che mostrava i due marittimi su una struttura metallica sospesa, ha indotto chi pratica la sedentarietà di una scrivania ad esprimere sconcerto e riprovazione per un supposto sfruttamento dei marittimi imbarcati. Così ha concluso. Dalle lampare alla piccola pesca fino alla mitilicoltura. È ripartita, non senza difficoltà, l'attività di tutte le barche liguri. Dopo i mesi dell'emergenza Covid-19, oltre alla ripresa del commercio e la riapertura del mercato, ora un segnale positivo arriva anche dal governo, che ha stabilito che ai pescatori autonomi il riconoscimento di un indennizzo per far fronte alle perdite subite e una decontribuzione per dare respiro alle imprese che valorizzano il settore e tutelano l'ambiente marino. Così Coldiretti Liguria, in riferimento all'ultimo emendamento del decreto rilancio, che inserisce i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperativa, tra i lavoratori che potranno ottenere indennità a sostegno del reddito e sgravi contributivi fino a fine anno. Stop fino a fine anno la possibilità di insediamento di nuovi punti vendita della grande distribuzione. Ad annunciarlo l'assessore regionale allo sviluppo economico e al commercio Andrea Benvenuti. Una scelta condivisa con le associazioni di categoria, ha detto, per allentare un minimo la pressione sulle piccole strutture di vendita colpite dalla crisi ancor prima dell'emergenza Covid.
e quest'anno sono 6 i comuni della provincia spezzina a cui saranno destinati i fondi dal Ministero dell'Interno. Amelia, Bonasola, Deiva, Marina, Framura e Porto Venere riceveranno 32.000 euro ciascuno che verranno spesi soprattutto per migliorare la vigilanza. Vediamo. L'iniziativa Spiagge Sicure per l'estate 2020, finanziata dal Ministero dell'Interno, mette a disposizione 4,8 milioni di euro divisi tra 150 comuni litoranei a cui sono stati destinati 32.000 euro ciascuno. Anche se lo scopo principale dei fondi è la lotta alla contraffazione e all'abusivismo commerciale e la promozione di campagne informative sui danni derivati dall'acquisto di merci contraffatte, quest'anno, data la situazione di emergenza epidemiologica, i fondi saranno destinati soprattutto al miglioramento della vigilanza sulle spiagge e all'acquisto di mezzi utili per il contrasto al Covid-19. Il finanziamento fa parte della lotta alla contraffazione e all'abusivo commerciale che il Ministero dell'Interno è impegnato evidentemente a contrastare, e già l'anno scorso 5 comuni della provincia erano stati beneficiati di questi finanziamenti straordinari. Quest'anno l'emergenza Covid impone a tutti e agli amministratori pubblici in particolare di prestare grande attenzione a evitare gli assembramenti per impedire la diffusione del virus e vista questa priorità sono stati autorizzati anche acquisti destinati al contrasto al Covid. Tra i comuni selezionati nella nostra provincia, molti hanno scelto di investire nell'assunzione di agenti di polizia locale a tempo determinato. Beh, intanto sono soldi importanti in questo momento di crisi che ci aiutano sicuramente ad migliorare quella che è il controllo del nostro territorio, tant'è che abbiamo previsto di assumere 2 vigili stagionali in più con questi fondi e di dotarli anche di mezzi per potersi muovere all'interno delle 3 frazioni, perché purtroppo chiaramente non c'è solo il capoluogo ma abbiamo anche Le Grazie e Fezzano, e inoltre attiveremo attraverso un istituto di vigilanza privata ulteriori controlli appunto attraverso dei vigilanti in quelle zone che sono più a rischio, ovvero la Calatadoria e la spiaggetta di Le Grazie del monumento. Abbiamo avuto episodi di concentrazione di persone e che appunto cercheremo di contingentarli e chiaramente di evitare gli assembramenti che fino al 31 luglio ad oggi non possono ancora essere consentiti. L'amministrazione Peracchini e Acamambiente hanno completato circa 5 km di rete fognaria per acque nere, così da garantire il corretto allacciamento al sistema fognario cittadino e superare il fenomeno degli scarichi abusivi in mare. Completata la rete fognaria nel quartiere del Canaletto, verranno allacciati tutti gli scarichi dell'abitato. La fine dei lavori è prevista per fine estate. Sarzana, la giunta dà mandato ad Acam Iren di sostituire e mettere in posa circa 300 cestini per la raccolta di rifiuti e il miglioramento del decoro urbano. Un intervento a tutela del decoro urbano che parte subito, ha affermato il sindaco Cristina Ponzanelli, all'interno di un più organico piano generale sulla gestione dei rifiuti che vedrà presto la luce. Mettere a disposizione più cestini per i cittadini e turisti significa attuare un piccolo intervento, ma che Sarzana, il suo decoro e soprattutto i suoi cittadini attendono da tempo e meritano. Così conclude. Croce Rossa e Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione uniti in un progetto che punta a sensibilizzare i giovani contro l'abuso di alcol, in modo da promuovere una guida sicura, limitando così incidenti stradali. La presentazione è questa mattina nella sala multimediale di Teleliguria Sud. Il servizio è di Jacopo Cidali con le immagini di Raffaele Maulella. Saturday Night Live è il titolo del nuovo progetto lanciato dalla Croce Rossa della Spezia, con il sostegno del Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione. L'iniziativa consiste nell'effettuare una serie di screening gratuiti e volontari con alcol test tra la movida del centro storico per sensibilizzare i giovani a un comportamento sicuro quando si è alla guida. Questo progetto prevede 10 incontri distribuiti nei sabati sera che vanno da luglio a novembre. Saranno 2 sabati per luglio, 3 per agosto,
due per settembre, uno a ottobre e uno a novembre. In queste serate noi sottoporremo chi vorrà sottoporsi, quindi su base volontaria, a degli alcol test gratuiti, tutti gli avventori dei locali della Movida del sabato sera cittadino. La fascia più interessata sicuramente è quella minore di 18 anni, per quanto riguarda uno screening, diciamo, preventivo d'indagine. Per quanto riguarda ovviamente quello che è il servizio di prevenzione per le sanzioni, andremo dai maggiori di 18 anni fino ad arrivare agli under 25, diciamo 18-25 anni è la fascia che solitamente riscontriamo più disponibile al test, anche per un interesse proprio preventivo. Un progetto realizzato grazie al sostegno del Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione, che evidenzia come la diffusione della cultura assicurativa e della sicurezza stradale rientri appieno tra gli scopi sociali del sindacato. Sensibilizzare i giovani e loro tramite le famiglie, per fare in modo che questa piaga, che è l'abuso dei prodotti alcolici, piano piano desista, venga meno. È importantissimo per la sicurezza dei nostri ragazzi, ma anche degli adulti, perché il numero degli incidenti stradali che hanno come causa, come origine, l'abuso di alcol o di sostanze psicotriche è ancora troppo alto in Italia e nel mondo in generale. Alla presentazione del progetto anche il prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, che plaude all'iniziativa invitando i giovani alla responsabilità e a un divertimento sano, ancor di più in questo periodo dove la guardia va già tenuta alta per l'emergenza coronavirus. In questo momento un'iniziativa volta a rendere consapevoli dell'uso dell'alcol e quindi non sconfinare in abusi, ma un uso dell'alcol che sia un piacere per il consumatore, ha dei risvolti importanti per la gestione di alcuni fenomeni di degrado urbano connessi alla Movida e anche al rispetto delle norme anti-Covid, perché una persona alterata dall'alcol ovviamente, come dire, fa più difficoltà, è meno sensibile al rispetto degli altri e delle norme del vivere civile. Venendo a qualche numero, nella provincia spezzina nel 2019 si sono verificati in totale per vari motivi 1747 incidenti stradali, di questi 687 sono stati conferiti, 8 invece con esito mortale. Anche alla Spezia il SILV, l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, ha un suo referente. Dopo un periodo difficile a causa dell'emergenza sanitaria, ora si pensa al futuro. Il servizio di Selene Ricco e le immagini di Davide Morina. È un settore che ha ricadute rilevanti sul territorio, ma se ne parla forse troppo poco. Parliamo del settore che riguarda tutti i locali di intrattenimento, sale da ballo e di spettacolo. Questa mattina un incontro con i referenti provinciali e regionali proprio per fare il punto sulla situazione. Un incontro importante dove oggi nasce un nuovo responsabile di questo settore, che è il gestore del Papiglio, e dove abbiamo messo al centro quello che può essere il ruolo del SILB all'interno dell'economia turistica nostra locale. Dei locali da ballo e discoteca se ne parla poco, perché probabilmente nella nostra provincia ne abbiamo poco, abbiamo poco materiale. Questa è una grossa carenza che porta i nostri giovani e non giovani a andare fuori provincia, andare in Versiglia, andare là a trovare quelli che sono i luoghi di svago. Si spera di poter far crescere questo settore a Spezia, dove un incremento turistico numerico lo abbiamo. Dobbiamo qualificarlo sempre di più, dobbiamo aumentare le permanenze, e questo lo si può fare se riusciamo a creare quelle condizioni di svago sano e di divertimento sano del dopo cena. Quindi se noi riusciamo a colmare questa lacuna che il nostro territorio ha, probabilmente riusciamo nel nostro intento di creare un settore di un'economia dello svago e del turismo anche nella nostra città. Quali saranno gli obiettivi in una città dove ha tanto potenziale, ma ad oggi effettivamente sono poche le attività che si occupano di questo settore?
Sì, gli obiettivi sono quelli di mettere a disposizione tutte quelle che sono i mezzi da parte del SILB, di mettere a disposizione quelli che sono gli imprenditori del settore, comunque dei locali da ballo, di quelli che già ci sono e sono esistenti nel territorio, in qualche maniera di creare una coordinazione tutti insieme, di combattere tutti insieme quello che è l'abusivismo che c'è intorno a questo settore e in qualche maniera riqualificare e dare una professionalità nel settore, cercando anche di attirare magari nuovi investitori di zona per creare chiaramente nuovi punti di intrattenimento in zona, visto che Spezia sta godendo comunque un periodo assolutamente d'oro per quanto riguarda il turismo, per cui ci auguriamo di lavorare in questa direzione. Ecco, c'è un vero e proprio lavoro di squadra, una collaborazione interregionale, questo potrebbe essere un ulteriore aiuto al settore. Sì, c'è una collaborazione interregionale perché comunque anche oggi era presente il presidente della provincia di Lucca che raccoglie quelli che sono tutte le discoteche, i locali da ballo della Versilia praticamente, in modo e in maniera che con questa collaborazione di creare quasi un trade union delle coste fino ad arrivare alla Spezia, in qualche maniera coordinandoci insieme e con tutti quelli che sono i professionisti del settore. Il Comune di Arcola indice un concorso di idee finalizzato all'acquisizione di una proposta progettuale per la realizzazione di un marchio logotipo per la promozione del territorio del Comune di Arcola. È ammessa la partecipazione dei liberi professionisti, operatori di settore nel design, arte, grafica pubblicitaria, illustrazione, studenti o laureati nelle seguenti discipline, design, arte, grafica pubblicitaria o illustrazione. Il termine per la presentazione della proposta scade il 3 agosto. Spezia Calcio, in vista di un nuovo importante trittico di partite, è il capitano aquilotto Claudio Terzi a presentarsi in sala stampa. Vediamo un estratto della conferenza. Siamo partiti forte, con due vittorie importanti e volevamo dare continuità in questa settimana di tre partite. Purtroppo non ci siamo riusciti, penso che comunque la squadra abbia fornito in queste quattro partite delle ottime prestazioni. Forse l'unico momento in cui siamo andati in difficoltà è stato il primo tempo a Frosinone, dove non siamo riusciti a imporre il nostro gioco come facciamo solitamente, però poi dopo la squadra ha avuto un'ottima reazione nel secondo tempo e purtroppo per queste ultime due partite per qualche errorino individuale non siamo riusciti a portare a casa punti e che forse meritavamo, soprattutto penso la partita in casa col Pisa meritavamo penso anche i tre punti e a Frosinone per il secondo tempo penso che il pareggio fosse il risultato giusto. Sicuramente con due punti in più tra Pisa e Frosinone adesso cioè, era una classifica che poteva essere diversa, che poteva essere, diciamo, potevamo vivere una settimana un po' più tranquilla, però comunque basta una vittoria contro il Cosenza e con gli scontri diretti che ci sono per recuperare le posizioni. Adesso pensiamo solo al Cosenza, poi penseremo al Livorno, lo so che la piazza ci tiene a Livorno come ci teneva col Pisa, ne siamo consapevoli, però dobbiamo pensare al Cosenza che è una squadra che ha fatto punti da quando ora ha perso l'ultimo, però si è presentata in una condizione importante, sappiamo che sono partite difficili, il secondo posto a 5 punti, e anche se non dovesse arrivare il secondo posto possiamo ambire a posizioni di classifica che ti permettono di fare un playoff diverso dall'ottavo posto, perché un conto è arrivare ai playoff terzi, quarti, quinti, un conto è farli da settimi, ottavi. E per questa edizione è tutto, io vi lascio alle previsioni del tempo a cura di Limet, il centro meteo per la Liguria, e da parte mia l'augurio di un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Una buona serata a tutti da Daniele Gallo. Prosegue l'estate mediterranea grazie al persistere di condizioni anticicloniche su tutto il Mediterraneo occidentale. Ma veniamo ai dettagli per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 8 luglio.
Al mattino il cielo sarà in prevalenza sereno, fatta eccezione qualche nube presente nei versanti padani. Nel corso del pomeriggio, ancora soleggiato ovunque, con solo qualche innocuo passaggio di velature. I venti al mattino saranno ancora moderati o tesi da nord, tendenti a ruotare dai quadranti meridionali e ad indebolirsi nel corso del pomeriggio. Il mare in prevalenza sarà poco mosso, infine le temperature saranno stazionarie o in aumento le massime nell'interno. I valori minimi costieri oscilleranno tra 20 e 23 gradi, mentre quelli massimi tra 27 e 31 gradi. Se volete maggiori informazioni sul tempo di domani e dei prossimi giorni, potete visitare il sito centrometeoligure.com.